Un saluto da Mario Busetti, siamo alla nona giornata di campionato. La partita in telecronaca vede di fronte il derby dell'ignoranza, così l'hanno chiamato, fra Erta Vernello e Sbox City. A poco importa comunque per quanto riguarda questa partita, riguardo la classifica, perché è una partita molto sentita fra entrambe le formazioni. Ricordiamo che gli Erta Vernello militavano gente come Valentino, Dasta. Poi si sono divisi dal gruppo di Fasone, formando un'altra squadra, ovvero gli Sbox City. E oggi sono qui a darsi battaglia e sapere chi sarà la più forte tra queste due squadre. Arbitro del signor Basile, tutto pronto, tra poco si comincia. Seguiamo il calcio d'angolo degli Sbox City. Palla qui per Cangemi, poi palla per Valentino, la deviazione e c'è il gol, l'1-0 degli Sbox City. Credo che si tratti della deviazione, forse la deviata Cangemi. Sì, 1-0 allora Sbox City. Poi Cangemi che inciampa sul pallone. Ricomincino gli Erta Vernello con Salvo, avanza lui, prova a chiuderlo qui, Dasta, ancora Salvo che insiste e scheggia di poco la traversa. Provano a rispondere qui gli Erta Vernello. Viviano se ne va qui, Viviano su Salvo, ancora Viviano, alla meglio Viviano, ma la palla che va di poco fuori. Guida, buona zinga, fermato da Catalano, provano a uscire qui Sbox City. Catalano bravo a difendere il pallone, adesso arriva Dasta, tu per tu con Bica. Dasta prova a stoltarlo, Bica riesce a chiuderlo, poi attenzione ancora Sbox City che continua, Catalano non arriva sul pallone, la buona la chiusura poco fa di Tyson Bica. Rimessa laterale in favore degli Sbox City con Valentino, che prova a mettere il pallone sulla mischia, attenzione Catalano la mette in mezzo, poi Dasta, Tyson Bica, cosa ha preso qui, davvero strepitoso il portierone degli Erta Vernello in questa azione. Ha evitato il gol del 2-0. È tutto pronto per la punizione in favore degli Erta Vernello. La battuta c'è Fasone, ma lui con il destro, pericoloso ma impreciso. E finisce il primo tempo tra Sbox City ed Erta Vernello, con gli Sbox City avanti per una rete a zero. Su Erta Vernello decide fin qui il derby, il gol proprio del capitano Valentino. Poco fa avevo detto il gol era di Viviano, ma la deviazione è stata di Valentino. Quindi squadra di riposo qui, Piero Tarantino, censuriamo il soggetto. No, 1-0. Squadra di riposo e ci riposiamo anche 1-0. Noi 1-0. Bica cerca di non perdere tempo. Poi attenzione, qui se ne va ora Dasta, ancora Dasta, 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 colpisce il palo, ruba palla al centrocampo ma non trova la porta davanti a Bica. Guida viene fermato qui Provenzano, attenzione Sbox City con Dasta che va con prepotenza a prendersi il pallone, poi Valentino cerca di ragionare, tiro respinto, la recupera adesso Dasta che salta l'uomo, si allarga Dasta, prova il tiro da lì, di poco fuori il pallone, ma Dasta è sempre pericoloso. Va Provenzano col sinistro, pericoloso, però non prende lo specchio dalla porta. Oscirea non ha nessun problema a prendere il pallone. Attenzione, qui è scattato Valentino. Valentino è bravissimo qui Tyson Bica a mandare in corner. È stato provvidenziale il portiere degli Erta Vernello. Attenzione a Valentino che rimane in attacco, prova a girarsi, prova a difendere il pallone. Poi Viviano sul fondo. Viviano, palla dentro, attenzione qui Catalano che riesce a tenere la palla lì e c'è il gol del 2-0 degli Sbox City, il gol dell'ex, il secondo gol dell'ex, perché anche prima Valentino giocava negli Erta Vernello e Catalano senza esultare porta il vantaggio più al sicuro. Scire, palla lunga qui a cercare Viviano, vuoto, buona zinga Viviano qui accarezza il palo con questo colpo di testa. Angolo qui per i Sbox City, Dasta palla per le retrovie dove c'è Valentino, prova la combinazione con Cangemi che prova a metterla dentro, attenzione Catalano solissimo, ma qui bravo fa solo ad allontanare, poi dalle retrovie a vuoto Valentino. Cangemi, Catalano, ancora Cangemi, qui rischiano grosso però dietro gli Sbox City, Dasta
Poi Catalano a prendersi il pallone. È un 3 contro 2, attenzione, è servito Dasta, tu per tu con Bica. Tyson Bica, sempre lui a fermare le palle più pericolose. Attenzione all'angolo, ha battuto, qui Kangemi solo, e Tyson Bica ad acchiappare il pallone. Palla lunga di Scirea, attenzione, qui messa male la difesa degli Ertvenello, Dasta! La poteva chiudere Dasta, ma il palo gli dice di no. Scirea, palla lunga qui a cercare Dasta che lotta contro due maglie degli Ertvenello. Tutto regolare qui per il signor Basile, attenzione a Viviano che prova a pressare. Viviano bravo a riprendersi il pallone, ancora Viviano, Bica! Gli dice di no! C'è rimessa laterale in favore della squadra blu. Palla qui per Dasta che si allarga, Dasta, Dasta, Dasta! Tyson Bica! Valentino. Palla lunga, cercare Dasta, qui Pizzimenti trattiene un po' la maglia, il pallonetto! E Pizzimenti sulla linea! Riesce a vedere con il 3-0. Attenzione a Viviano che va a lottare per prendersi il pallone, ci riesce Viviano! Prova a sparare alle stelle. Battuta la rimessa, Catalano. C'è Salvo che lo attende, poi attenzione al liscio di Michiche che però favorisce qui la ripartenza di Ertvenello. È caduto Guida, forse anche un po' stanco, poi non si capisce cosa abbia voluto fare Guida, però regala qui un'azione importante ai Box City, ma c'è il solito Bic a chiudere. Punizione battuta qui per lottare a Provenzano, poi Catalano va a prendersi lui la palla. Palla persa, ma recupera adesso Dasta, Provenzano bravo a riprendersi il pallone, ma non dura molto perché Catalano prova il destro, tiro cross che prova a favorire Viviano. Occhio a Dasta, prova a entrare in aria, Dasta, Dasta, ancora un altro palo per lui, ma finisce qui la partita e il signor Basile manda le squadre negli spogliatoi con gli Box City che si aggiudicano il derby per 2-0, decidono le reti di Valentino e Catalano, proprio i due ex dei Ertvenello. Io vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre qui al Progetto School, sempre qui a vivere emozioni uniche. Ciao!
trattative che stanno perdendo e questo per loro è tantissimo, intanto sono silenti e c'è la parata da parte di un privato che non fa il partito, loro appunto, il copione è sempre contento, dobbiamo tutto, se ne parla il Simone, questo pareggio dei Nexus, ha lasciato di sasso di Simone. Yeah!